Ciao a tutti, riprendiamo con qualche video, qualche uscita dopo una assenza abbastanza lunga. Oggi andiamo a Riverosse, in Piemonte, provincia di Biella, e quindi adesso sono le 7:50, sono in direzione autostrada A4, ci troveremo con Andy ad Arluno e poi andremo verso Enduro Riverosse. A beneficio di quanti hanno chiesto un po' di indicazioni sui trail, questa volta andiamo a Riverosse partendo da Brusnengo, ridente cittadina in provincia di Biella. È un paesino molto piccolo, si esce dal centro abitato percorrendo questa via 25 Aprile, si supera la chiesa, si prosegue sulla strada. Su questa strada, indico col mouse, e si può parcheggiare in questo comodo parcheggio in questa zona. Posso far vedere anche, soprattutto il sabato e la domenica, non c'è nessuno. L'azienda non è operativa, non lavora, si può parcheggiare comodamente l'auto e avviarsi su questa strada che dopo poche centinaia di metri ci porterà sulla salita per i trail di Riverosse sulla destra. Dopo aver percorso poca strada, ci troveremo in questo incrocio con indicazione verso San Nicolao, dove dovremo svoltare a destra e proseguire la nostra salita. Allora, questa è la traccia presa da Strava, questo è il percorso dal parcheggio fino alla svolta di San Nicolao. Da San Nicolao si comincia a salire, si passa appunto l'abitato di San Nicolao fino ad arrivare a Vergnago. A Vergnago cominciano i trail, c'è anche una fontanella se dovete fare rifornimento. Appunto, da Vergnago abbiamo percorso il primo trail che si chiama Vergnago, e alla fine del trail si rincontra la strada asfaltata. Da qua siamo saliti per tutto questo tratto, molto, un gran pezzo viene percorso su asfalto fino qua, appunto, e da qua si continua a salire. Si prende ancora un po' quota su strade serrate, qualche tratto a spinta, per poi tornare a scendere. Si supera il piccolo centro abitato di Colma e da questo punto si prende il sentiero M33. Trail M33, qua dove è stata scattata questa foto, ci si trova alla Madonna del Sabbione. E di lì si risale per poi ripartire con l'M41 fino al Lago delle Piane, da cui poi si procede praticamente non proprio in piano, c'è qualche salita ancora da fare per rientrare al parcheggio. Sulla strada dal parcheggio andando in direzione Brusnengo c'è un ristorantino.
circa in questa zona, un ristorantino molto carino, costa poco, si mangia bene ed è frequentato da moltissimi ciclisti, quindi super consigliato. Gasolio fatto 2,309, mi è scesa una lacrima e ora dritto ad Arluno. Buongiorno. Buongiorno, c'è di questo spessore? Va bene, possiamo partire? Partiamo, partiamo. Concordi? Concordo. È donna incinta in macchina? Che io sappia, no. Eccoci giunti in quel del parcheggio di Coso. Pubblicità occulta. Hai qualche dichiarazione da rilasciare? No, spero che il cardio mi aiuti oggi, non mi dia 250 fisso di macchina. Eccoci, iniziamo a salire, cominciamo ad affrontare questa giornata di fatiche fuori percorso, corsa trovata. Garmin, sì, è confidente. Dopo questa faticosissima salita siamo giunti poi sui ruini all'attacco da freddo. pronti via. Quanti metri abbiamo fatto? 184. Porco due. Pronti? Qua cominciamo con Verniago. Aspetta, però magari no, vabbè, gli occhiali li metto dopo, dai. Riprendiamo la nostra simpatica salita e dopo aver fatto Verniago o almeno un pezzo di Verniago andiamo a cercare M41. Secondo Trail Forks faremo un pezzo di M33 e poi M41. Pensando è un vero peccato che non ci sia Giacomo. È vero, caspita. Con tutte queste salitine, come si sarebbe divertito. Oh, ed eccoci anche su dei bei tratti a spinta. Qua sicuramente Jack avrebbe fatto tutto d'un fiato senza mai scendere, con rapporto più duro ovviamente. Ma noi siamo semplici esseri umani. Ci affidiamo alle braccia e stavamo sconfinando sui sentieri di Trivero, altri trail che scendono però in un'altra valle e non ci sembrava il caso. Vamo! Sempre dritti alla ricerca di M33.
Oh, saluta a casa. Passaggio stretto. Vista sul laghetto melmoso, siamo giunti alla fine del M41, non senza fatiche, ma senza cadere, che è già qualcosa di utile e dilettevole. Anche per oggi giornata conclusa, siamo nel parcheggio di Arluno, ho lasciato Andy, torniamo a casa. Bella esperienza in quel di Riverosse. Siamo riusciti a fare tutto l'M41, un po' di salita, poi troverete la traccia nei commenti. E ci vediamo alla prossima. Ciao!